il gioco o il tempo libero aiuta chiunque a superare momenti difficili, a vivere e a magari a concludere la giornata con un bel sorriso. E il gioco crea felicità, crea inclusione, crea gruppo, crea anche famiglia, insomma, ci si può divertire. E l'accessibilità anche a tantissime piattaforme, oltre che analogiche, oltre che digitali, ma anche analogiche, fa sì che ognuno di noi possa sentirsi se stesso in qualsiasi situazione. Sono Alessia e sono ipovedente. La tecnologia mi aiuta tantissimo, mi ha aiutato in questi ultimi anni, soprattutto nei supporti di accessibilità, ovvero utilizzando molto spesso la parte che riguarda lo Zoom, sia su smartphone che su computer, tablet e tutti questi strumenti tecnologici, sia la parte di voiceover o comunque di dettatura vocale o semplicemente di ascolto, come spesso e volentieri si sente molto parlare degli Audible. Non mi pongo nessun limite e proprio grazie anche a passare dall'analogico al tecnologico posso spaziare, posso variare, insomma, non mi fermo davanti a niente. Finder, nota. Safari. Ciao, io sono Marco, ho 23 anni, e sono di Torino e sono ipovedente. La mia passione per il lavoro che faccio, per l'azienda in cui lavoro, è nata proprio dalle mie esigenze in realtà e dalle soluzioni che ho ricevuto per superare le difficoltà che ho affrontato nella vita, ovvero appunto essendo ipovedente ho fatto parte da tanti anni ormai di un'associazione che si occupa proprio di diritti di persone con disabilità visiva. E dagli aiuti, dai sostegni, dai suggerimenti, gli strumenti che ho ricevuto da questa associazione, diciamo che ho sviluppato proprio questa passione per portare inclusione, accessibilità alle persone che vivono la mia stessa situazione, nel mio caso proprio nel tempo libero, quindi nei momenti belli della giornata di una persona, no? Quindi nel gaming, infatti stiamo sviluppando una piattaforma accessibile anche a persone ipovedenti e non vedenti, quindi è nata proprio da una mia esigenza che ho vissuto in passato, da una mia problematica che ho vissuto nella vita e cerco di andare a risolverla per tutte le persone che vivono la mia situazione, diciamo. Il mio lavoro è digitale, è totalmente quasi digitale, e quindi gestisco tutto tramite il computer e il telefono, e quindi essendo io ipovedente mi definisco di solito un po' un ibrido, perché utilizzo un po' lo Zoom, un po' la sintesi vocale e anche un po' a memoria. Sul computer so che quell'applicazione ce l'ho lì, sul telefono so che quella funzione è lì e vado un po' a memoria, poi c'è lo Zoom e la sintesi vocale, l'assistente vocale. Trovo importantissimo sentirsi sicuri e avere il desiderio di andare in strada e nei luoghi di nostro interesse, nonostante sia, se non vedi niente, difficilissimo, perché credo che sia la più grande forma di libertà che possiamo concederci. Io sono Diana, ho 29 anni e sono cieca nel senso che non vedo proprio niente e ho due occhi funzionanti che sono Camilla, il mio cane guida. Quando bisogna andare in un posto e appunto non si ha qualcuno che ci accompagni o semplicemente vogliamo andarci da soli, possiamo utilizzare lo smartphone in diverse fasi del nostro percorso. La primissima è sicuramente quale mezzo di trasporto utilizzare. Quindi ci sono delle applicazioni che ci consentono di creare il nostro itinerario di viaggio e scoprire dove prendere l'autobus, quando arriverà e anche dove scendere quando siamo sull'autobus. Ci avvisano in tutte le fasi di questo percorso. Dopodiché, una volta scesi dal nostro mezzo pubblico, possiamo impostare un navigatore, come ad esempio Google Maps, ma anche un navigatore specifico appunto per chi non vede, che si chiama Via Opta Now, che ci consente, tramite appunto un navigatore pedonale, di capire dove dobbiamo andare. Più un luogo è inclusivo, più in automatico, come un'equazione altrettanto magica, spariscono le differenze e anche la disabilità che c'è dietro, essendo la disabilità sostanzialmente definita dall'ambiente che ci circonda. Quindi costruirei un mondo che ci consenta di avere delle tecnologie e degli ausili sempre più presenti nelle nostre strade,
che possono consentirci di comprendere, anche senza vederlo, il mondo che ci circonda.